Amici, Gianmarco Petrelli ha innamorato Noemí Guerrier. Tutta la verità a Verissimo. Gianmarco Petrelli, fresco di eliminazione ad Amici di Maria De Filippi, è sbarcato nello studio di Verissimo per raccontare l'avventura vissuta nel talent show di Canale 5 e narrare gli sviluppi della love story iniziata con la ballerina Noemí Guerrier. Altro volto dell'ultima edizione del popolare programma Mediaset. L'esperienza nella scuola più famosa d'Italia gli ha permesso di crescere professionalmente e umanamente. E anche di trovare l'amicizia e l'amore. Con il compagno Cricca si è creato un rapporto profondo, fatto di stima, rispetto e affetto. Cricca è un ragazzo d'oro, mette prima gli altri e poi se c'è spazio pensa a sé. Le mie amicizie le posso contare sul palco di una mano e lui lo metto tra queste. Ha sottolineato Petrelli. Spazio poi a Noemí Guerrier, con la quale è germogliato un legame che va al di là dell'aspetto amichevole. La ragazza ha dovuto lasciare Amici qualche giorno prima del danzatore. E adesso? La frequentazione proseguirà a telecamere spente? Assolutamente sì, come ha spiegato lo stesso Gianmarco. I due artisti voleranno entrambi a New York per continuare il loro percorso di formazione professionale. Gianmarco, innanzi a Silvia Toffanin, ha poi precisato che in realtà lui e Megan si conoscevano ancora prima di viversi ad Amici. Io e Megan ci conoscevamo già prima di entrare, ma non c'era niente tra noi. Eravamo amici e ci volevamo bene. Nella scuola ci si conosce a fondo e i rapporti sono molto più intensi, non credevo, c'è una bella sintonia. La padrona di casa di Verissimo si è poi messa in modalità investigatrice del cuore ed ha incalzato il giovane. Chiedendogli se fosse innamorato oppure no, a questo punto Gianmarco è capitolato. Sono innamorato. Iniziare è stato difficilissimo, avevo paura, poi alla fine è stata la scelta più giusta, ha spiegato il danzatore. Sul finire dell'intervista, nello studio di Verissimo si è materializzata anche Megan, che ha fatto una sorpresa a quello che ormai si può definire il suo ragazzo. Assieme a Gianmarco è stato intervistato anche Piccolo G, altro volto della stagione in corso di Amici di Maria De Filippi. Anche in questo caso Silvia Toffanin ha indagato sugli affari di cuore del cantante, che ha spiegato di avere intenzione di continuare a frequentare Federica quando uscirà dal programma. La giovane, al momento, è ancora in gioco. Piccolo G ha però frenato sul concetto di amore, dicendo che si tratta di un qualcosa di molto grande e che per ora non si sente di affermare di provare un sentimento così forte. De când aveam mol, de când nu știai ce-i un miscol, de când ascultam gangsta rapper bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună-o pe Irina Nistor. Vă întâlniți în Tristor la 0 grade viscol. Nu tag nici stins mort, o să mă auzi prin sol. Transpir hip-hop prin pori, bile mari, zintor. Că știi că după trimit ciocanul mare înspre cer și dau și-o scarul mare. Astrologia treabă ca urmare. Sunt dus cu capul, dus cu capul, zic. Jos Pătescu, jos Ponta, sus cu rapul. Ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rapul. De când mai toți ziceau că muzica a pus cu rapul. Și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta. Liric vorbind, să ajungă la ea doar NASA cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda.